incastonata nel bellissimo golfo, ai piedi del Monte Inici, aspra montagna ricca di lussureggiante vegetazione. Castellammare del Golfo degrada dolcemente verso il mare, sino a raggiungere la marina e il porticciolo, tra due magnifiche spiagge di morbida sabbia. Castellammare del Golfo è una splendida cittadina che sorge sull'omonimo golfo, una località particolare, unica per gli elementi e gli attrattori che presenta. Un turista che viene a Castellammare può contemporaneamente fare un rinfrescante bagno e poi nella stessa giornata, magari nel pomeriggio, fare una passeggiata, un percorso trekking in montagna. Può scegliere fra un bagno nella splendida spiaggia della cittadina o tra le numerose calette che sono presenti, e contemporaneamente andare a visitare, magari nel pomeriggio, le meravigliose grotte che ci sono. Castellammare del Golfo è collocato fra due aeroporti, l'aeroporto Falcone Borsellino, 20 minuti si raggiunge facilmente attraverso l'autostrada Castellammare del Golfo, stessa distanza da un altro importante scalo che è l'aeroporto di Birgi di Trapani, anche lì un breve percorso di 20-25 minuti in autostrada e si è subito presenti all'interno del nostro territorio. È un luogo di partenza attraverso cui si possono visitare le altre bellezze presenti nel territorio, perché la collocazione permette al turista agevolmente di spostarsi, godersi l'incanto, lo spettacolo di questa cittadina e contemporaneamente dare un'occhiata alle altre bellezze che la zona presenta ai nostri ospiti. Castellammare nasce come Emporium Segestanorum, porto della vicina Segesta, e fino all'arrivo degli Arabi la sua storia si identifica appunto con la città di Segesta, poiché di questa subì le stesse vicende. Si ipotizza che l'Emporio esistesse già a partire dagli inizi del V secolo a.C. Con l'arrivo degli Arabi, agli inizi dell'Ottocento, il paese prende il nome di Al-Madarij, ovvero gli scalini, nome che sembrava derivare dalla montagna che sovrasta l'abitato, reso inespugnabile con la costruzione del fortilizio e divenuto polo di grande importanza commerciale con l'insediamento della tonnara. La denominazione Castrum ad Mare de Gulfo, da cui deriva l'attuale nome, risale agli inizi del secondo millennio, quando Castellammare diviene importante fortezza dei Normanni prima, degli Svevi poi, e centro di battaglie fra Angioini e Aragonesi. Il castello era fino agli anni Ottanta lambito dal mare. Lo specchio di mare antistante la torre era chiamato Vasca della Regina, per indicare una vasca naturale delimitata dagli scogli che la leggenda vuole fosse in uso alla regina del castello. Sorto su una prima fortificazione araba, fu ampliato da Normanni e Svevi. Scriveva Idrisi, geografo e viaggiatore berbero, intorno al 1140. Nessuno castello è il più forte di sito né meglio per la costruzione che questo qui, cui cinge intorno un fosso tagliato nella montagna. Si entra nel castello per un ponte di legno che si leva e si rimette come si vuole. La maestosità della roccaforte e il suo alto livello storico-culturale trapelano ancora oggi grazie all'impegno preso dall'amministrazione comunale. I locali del castello restaurati sono infatti sede del polo museale La Memoria del Mediterraneo, che ha lo scopo di conservare e valorizzare il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico della città e del suo territorio.
Esso è articolato in quattro sezioni: Museo dell'Acqua e dei Mulini, Museo delle Attività Produttive, Fondazione Annalisa Buccellato, Museo Archeologico e Museo delle Attività Marinare. Particolarmente interessante la sezione dove sono esposte attraverso pannelli rappresentativi tutte le tecniche e gli strumenti utilizzati per la pesca del tonno e la storia della tonnara con le sue antiche origini arabe. La conformazione urbanistica di Castellammare rende piacevole passeggiare e perdersi tra i vicoli e le viuzze di questo splendido borgo siciliano. La caratteristica urbanistica è che è una sorta di imbuto, quindi va dal castello con queste due insenature, cala marina e cala petrolo, e tutte le strade sono a scacchiera. E le strade spesso prendono anche il nome delle grandi famiglie nobiliari che le hanno abitate, e generalmente le case del centro storico hanno una caratteristica, che sono quasi tutte, non tutte, 6x6, cioè 36 metri quadrati, che era detto un luogo di casa, quindi una divisione che venne fatta dei territori, del terreno e quindi anche delle case. La cosa bella è ovviamente camminare per le vie, le viuzze, scoprire gli angoli, scoprire queste panoramiche grazie anche alla conformazione naturale del paese, e poi si può giungere, arrivare alla villa comunale, al palazzo Crociferi, la sede attuale del comune. Incastonata tra le vie, in piazza Matrice, prospetta la settecentesca chiesa madre, costruita su una preesistente chiesa del XVI secolo. Dedicato al culto di Maria Santissima del Soccorso, l'edificio è caratterizzato all'esterno da una bella facciata, opera dell'architetto e pittore milanese Giuseppe Mariani. L'interno a tre navate è arricchito da decorazioni e marmi. Di grande pregio, a sinistra dell'altare maggiore, uno splendido simulacro in maiolica della Madonna del Soccorso, ascritta da alcuni studiosi alla scuola di Luca della Robbia. Altro pregevole edificio di culto è la piccola chiesa della Madonna del Rosario. Adiacente al castello, si ipotizza sia stata eretta in periodo normanno intorno all'anno 1100. È certamente cinquecentesco invece il suo bel portale, arricchito da un bassorilievo della Madonna col Bambino, con i santi ed il crocifisso, attribuita al Gagini. Uscendo dall'abitato di Castellammare, infine, si giunge al caratteristico borgo di Scopello. Borgo di Scopello, che è il nostro fiore all'occhiello, un borgo molto particolare, piccolino, che si sviluppa attorno ad un baglio, che è una tipica struttura siciliana, con un abbeveratoio, e da lì si possono notare ad esempio anche lì un bel paesaggio e un bel panorama come i faraglioni di Scopello, e accanto la tonnara di Scopello. Più in là abbiamo la riserva dello Zingaro, conosciuta in tutto il mondo, fatta sia di spiagge, che magari lo conoscono per le spiagge, ma in realtà è una riserva naturale, quindi c'è molto da vedere anche in flora e fauna. Il piccolo borgo di Scopello e la sua vivace piazzetta accolgono soprattutto nel periodo estivo numerosi turisti che, allietati dallo spettacolo del teatrino dei pupi siciliani e dalla musica dei tipici gruppi folcloristici, possono degustare alcuni deliziosi piatti della cucina siciliana. Ma
Castellammare non ha delle tipicità in cucina rispetto agli altri paesi della Sicilia occidentale, però sempre poi nell'ambito locale qualcosa si distingue dagli altri, in particolare la ghiotta dei pescatori, cioè i pescatori quando tornavano da pescare il pesce che non si presentava bene, che non riuscivano a vendere, se lo portavano a casa e facevano una semplice ghiotta in bianco, che è una sorta di ante litteram dell'acqua pazza di oggi, con i profumi, per fare in modo che il pesce di paranza, come per esempio lo scorfano, la gallinella, il pesce topo, venivano cucinati così, semplicemente saltati in pentola con un po' di olio, aglio, gli odori e l'aggiunta poi dell'acqua, e già era il pasto serale dei pescatori. Altro piatto tipico, tipicità del nostro territorio, sono i maccheroni con il sugo di pomodoro e le melanzane, una sorta di norma. Sono maccheroni fatti in casa con il buso, che è un vegetale che ha la foglia fina e lunga, in maniera tale si lavorano solo farina, acqua, sale, vengono lavorati a mano, si mette un pezzetto di pasta lungo questo buso e vengono allungate con le mani e buttate su un cesto di vimini per farli asciugare. Mare, natura, cultura e tradizioni. A Castellammare del Golfo si respira in maniera inequivocabile l'essenza dell'antica e affascinante terra siciliana.